Per ora comunque non è così a Piazza Affari. Sul sito www.milanofinanza.it trovate un approfondimento anche sul quanto potrebbe costare all'Italia e non solo la guerra in corso in Ucraina. Oggi ha parlato il segretario generale della FABI, che è l'associazione sindacale delle banche italiane, Sileoni. E ha detto che sicuramente la guerra in Ucraina avrà effetti negativi sull'economia italiana, sia in termini di punti persi di PIL, sia a causa di un ingente incremento dell'inflazione. Con un conflitto lungo, il PIL italiano potrebbe subire un impatto negativo dello 0,7 quest'anno e dello 0,9 nel 2023. Se invece, come tutti speriamo, la guerra in Ucraina durasse poche settimane, il PIL dovrebbe subire un effetto negativo dello 0,5 quest'anno e non ci sarebbe invece alcun impatto nel 2023. Per quanto riguarda l'inflazione, invece, la guerra lunga avrebbe un incremento sull'inflazione dell'1,2 quest'anno con il carrovita che arriverebbe al 6,2 e al 3,5 nel 2023. Con un conflitto breve, l'inflazione subirebbe un impatto in aumento di un punto percentuale quest'anno, arrivando al 6%. Sono tutte proiezioni che naturalmente tengono conto dei forti rincari dei prezzi dell'energia, che naturalmente vanno a inficiare il tasso per quanto riguarda i prezzi al consumo.